Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme, oggi che è il martedì 22 di giugno del 2021. Noi abbiamo già finito ieri la lettura del libro di Ruth, anche perché erano soltanto 4 capitoli, e quindi oggi ci tocca con grande piacere, con grande entusiasmo, continuare a leggere la parola di Dio e noi leggeremo il libro di Prima Samuele. Samuele che è stato l'ultimo giudice di Israele, un uomo sicuramente da parte di Dio, e oggi noi incominceremo a capire, a conoscere la storia di questo uomo. Naturalmente Prima Samuele non parla necessariamente solo di Samuele, vedrete che ci sono grande parte importantissime della storia di Israele e soprattutto della monarchia che a breve incomincerà. Ma prima però dobbiamo leggere i primi capitoli e durante questa giornata noi leggeremo capitolo 1 e capitolo 2 di Prima Samuele, parola del nostro Signore. Dice così la parola di Dio. C'era un uomo di Ramataim Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Ieroam, figlio di Eliu, figlio di Tou, figlio di Suf l'Eframita. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra Penina. Penina aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Questo uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Fnea, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì un sacrificio, diede a Penina, sua moglie, e a tutti i figli e a tutte le figlie di lei le loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo, perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcana suo marito le diceva, Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore dirottamente. Fece un voto e disse, «O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non ti dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed Eli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce, perciò Eli credette che fosse ubriaca. Egli disse, «Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino!» Ma Anna rispose e disse, «No, mio signore, io non sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora». Egli replicò, «Va in pace, e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta». Lei rispose, «Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi». Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo aspetto non fu più quello di prima. L'indomani lei e il suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore. Poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Elcana si unì a Anna,
sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che si chiamò Samuele, perché disse: l'ho chiesto al Signore. E quell'uomo Elcana salì con tutta la sua famiglia per andare a offrire al Signore il sacrificio annuo e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì, perché disse a suo marito: io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora lo condurrò perché sia presentato davanti al Signore e rimanga là per sempre. Elcana suo marito le rispose: fa come ti sembra bene, rimani finché tu lo abbia divezzato, purché il Signore adempia la sua parola. Così la donna rimase a casa e allattò suo figlio fino al momento di divezzarlo. Quando lo ebbe divezzato, lo condusse con sé e prese 3 torelli, un'efa di farina e un otre di vino, e lo condusse nella casa del Signore a Silo. Il bambino era ancora molto piccolo. Elcana e Anna sacrificarono il torello e lo condussero il bambino a Eli. Anna gli disse: mio signore, com'è vero che tu vivi? Oh mio signore, io sono quella donna che stava qui vicina a te a pregare il Signore. Pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato, perciò anch'io lo dono al Signore. Finché vivrà, egli sarà donato al Signore. E si prostrò là davanti al Signore. Prima Samuele capitolo 2. Allora Anna pregò e disse: il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza, la mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio al di fuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impolverire e fa arricchire, egli abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame, per farli sedere con i nobili, per fargli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore, e su queste è appoggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti, l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati, egli tornerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo unto. Dopo Elcana andò a casa sua a Rama, e il bambino rimase a servire il Signore sotto gli occhi del sacerdote Eli. I figli di Eli erano uomini scellerati, non conoscevano il Signore. Ecco qual era il modo di agire di questi sacerdoti riguardo al popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del sacerdote veniva nel momento in cui si faceva cuocere la carne. Teneva in mano una forchetta a 3 punte. La piantava nella caldaia e o nel paiuolo o nella pentola o nella marmitta. E tutto quel che la forchetta tirava su, il sacerdote lo prendeva per sé. Così facevano a tutti gli israeliti che andavano là a Silo. Anche prima che si fosse bruciato il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva all'uomo che faceva il sacrificio: dammi della carne da fare arrostire per il sacerdote, poiché egli non accetterà da te carne cotta ma cruda. Se quell'uomo diceva: si bruci prima di tutto il grasso, poi prenderai quello che vorrai, egli rispondeva: no,
Me la deve dare ora, altrimenti la prenderò con la forza. Il peccato di quei giovani era dunque grandissimo agli occhi del Signore, perché disprezzavano le offerte fatte al Signore. Ma Samuele faceva il servizio davanti al Signore, era ancora un bambino e indossava un efod di lino. Sua madre gli faceva ogni anno una piccola tunica e gliela portava quando saliva con il suo marito a offrire il sacrificio annuale. Eli benedisse Elcana e sua moglie e disse: «Il Signore ti dia prole da questa donna in cambio del dono che lei ha fatto al Signore». Essi ritornarono a casa loro. Il Signore visitò Anna, la quale concepì e partorì 3 figli e 2 figlie. Intanto il piccolo Samuele cresceva presso il Signore. Egli era molto vecchio di tutto quello che i suoi figli facevano a tutto Israele e come si univano alle donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. Disse loro: «Perché fate queste cose? Poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre azioni malvagie. Non fate così, figli miei, poiché quel che odo di voi non è buono. Voi traviate il popolo di Dio. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica. Ma se pecca contro il Signore, chi intercederà per lui?» Quelli però non diedero ascolto alla voce del loro padre, perché il Signore li voleva far morire. Intanto il piccolo Samuele continuava a crescere ed era gradito sia al Signore sia agli uomini. Un uomo di Dio andò da Eli e gli disse: «Così parla il Signore: non mi sono forse rivelato alla casa di tuo padre quando essi erano in Egitto al servizio del faraone? Non lo scelsi dunque fra tutte le tribù di Israele per diventare mio sacerdote, per salire al mio altare, per bruciare il profumo e indossare l'efod in mia presenza? Non diedi alla casa di tuo padre tutti i sacrifici consumati dal fuoco e dei figli di Israele? Allora, perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato di offrire nel mio santuario? Come mai onori i tuoi figli più di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo? Perciò, così dice il Signore, il Dio di Israele, io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre. Ma ora il Signore dice: lungi da me tale cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Ecco, i giorni vengono in cui troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, in modo che non vi sia in casa tua nessun vecchio. Vedrai lo squallore nella mia dimora, mentre Israele sarà ricolmo di beni, e non vi sarà mai più nessun vecchio nella tua casa. Quello dei tuoi che non toglierò via dal mio altare rimarrà per consumarti gli occhi e rattristarti il cuore. E tutti i nati e cresciuti in casa tua moriranno nel fiore degli anni. Ti servirà di segno quel che accadrà ai tuoi figli, a Ofni e a Fineas. Tutti e due moriranno in uno stesso giorno. Io mi susciterò un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e secondo il mio desiderio. Gli darò una casa stabile ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre. Chiunque rimarrà nella casa tua verrà prostrarsi davanti a lui per avere una moneta d'argento e un pezzo di pane e dirà: ammettimi, ti prego, a fare qualcuno dei servizi del sacerdozio perché io abbia un boccone di pane da mangiare». Parola del nostro Signore. Quindi noi abbiamo letto oggi 1 Samuele capitolo 1 e capitolo 2. Domani, con la grazia di Dio, noi continueremo a leggere la parola del Signore. Mi raccomando, non perdere l'occasione. Vogliamo vedere che cosa accadrà con Eli, con i suoi figli, con Samuele. Infine, è un libro pieno di storie,
parola del Signore, parola viva che trasforma la nostra vita. Lascia questa parola trasformare il tuo cuore nel nome di Gesù. Un forte abbraccio, leggiamo sempre la Bibbia insieme.